Iniziamo stasera il nostro percorso di formazione per l'anno pastorale 2024-2025. Come ormai penso sappiate tutti, il filo rosso che legherà la formazione quest'anno sia dal punto di vista più intellettuale che dal punto di vista più biblico, con le lezioni divine, sarà il testo della lettera ai Romani di San Paolo. Questo per rispondere anche al giubileo che è alle porte e per il quale il Papa Francesco, come sapete, ha scelto proprio una frase della lettera ai Romani dal capitolo quinto, la speranza non delude, come titolo per la sua lettera. Vogliamo ringraziare il Signore per questa opportunità che ci dà. Facciamo quest'anno un tentativo nuovo su sollecitazione proprio vostra, della base che in modo sinodale abbiamo cercato di ascoltare, e quindi c'è stato questo cambiamento di orario. Come tutti i cambiamenti, ovviamente corrisponde di più ad alcuni e meno ad altri, però ecco, la vostra presenza è sicuramente confortante stasera. Speriamo di poterci vedere sempre nella fedeltà, perché anche questo lo sappiamo tutti, un percorso di formazione che non viene vissuto nella fedeltà poi diventa uno spot propagandistico o pubblicitario che serve a poco o a nulla. Il tentativo che faremo ancora di più quest'anno rispetto agli altri anni è non soltanto di ascoltare proposte all'altezza e significative da parte di coloro che ci aiuteranno, stasera Don Emanuele, poi il padre Cecconi e poi Laura Paladino come lo scorso anno, ma anche e soprattutto di lavorare nei tavoli. Perciò il tempo che abbiamo a disposizione lo vivremo in circa una quarantina di minuti dedicati a chi presenta la serata, ci offre la linea di riflessione, e poi altri 45 minuti almeno li dedichiamo alla riflessione per gruppi con le domande guida che trovate in fondo alla pagina, al foglio che Don Emanuele ci ha preparato. Dovremo anche verificare eventualmente se va bene, come stasera, iniziare immediatamente con l'incontro, o se, eventualmente anticipando anche un pochino il nostro arrivo, potremmo condividere una pizza, un panino, un bicchiere di Coca-Cola e di aranciata, e quindi poi iniziare il nostro incontro, in modo tale che il tempo dell'attesa lo passiamo eventualmente nella condivisione. Fateci sapere anche a questo proposito il vostro parere, per le prossime volte cerchiamo di adeguarci. Intanto lascio la parola forse a Don Carmine per una parola di introduzione come vicario per la pastorale, e quindi poi iniziamo. Sono essenziale anche perché il mio compito è quello di più possibile coordinare bene i lavori, e daremo spazio subito alla relazione di Don Emanuele, come abbiamo fatto anche nel primo incontro che si è svolto nelle zone pastorali, questa volta condiviso naturalmente anche dall'arcivescovo, da Don Emanuele, da persone che hanno facilitato questo primo momento più vicino e più prossimo alle nostre comunità ordinarie. 45 minuti massimo di relazione, a cui poi seguiranno 45 minuti di lavoro di gruppo, poi ci divideremo al momento opportuno. Più o meno è come una partita di calcio, quindi bene o male. Prima e secondo tempo. Teniamoci pronti per il primo e secondo tempo, anche un attimo di respiro, e poi vinceremo sicuramente. E anche per favorire un po' la lettura, ho fatto in modo che ci sia anche la possibilità di poter seguire il testo proiettato, oltre a quello che domani ci ha fornito. C'è anche la versione originale, quindi chi ha la possibilità di poter leggere la versione originale
può in qualche modo prendere un po' di familiarità col Vangelo, così come l'abbiamo almeno ricostruito un po' dai tanti testi frammentari che abbiamo raccolto, e sicuramente magari possiamo anche cogliere, come dire, con Don Emanuele qualche parola che ha bisogno di essere accostata con maggiore attenzione. La lettera Romani è un palazzo grande, solenne, ma pieno di tante stanze, di tanti luoghi. Entrandoci insieme, soprattutto ben guidati, potremmo scoprirci come ci ritroviamo a casa in questo grande capolavoro che Paolo ci ha affidato come parola di Dio sulla giustizia di Dio, sulla giustificazione, che è il tema di questa serata. Qualche approfondimento lo faremo qui avanti, adesso spazio a Don Emanuele e alla scuola insieme. Allora, cominciamo immediatamente con la preghiera, anche rimanendo seduti così come siamo. Io leggo il testo e poi voi alla fine intervenite con il Gloria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, Dio nostro, la tua salvezza arriva mediante la fede in Gesù Cristo a tutti quelli che si aprono nella mente e nel cuore al tuo nome. Noi tutti abbiamo peccato, ma siamo liberati gratuitamente dalla colpa per mezzo della redenzione che è in Cristo. Tu sei quel Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Il patriarca Abramo, nostro padre nella fede, credette contro ogni speranza, pienamente convinto che tu sei capace di mantenere le promesse. Anche noi, Signore, con il tuo aiuto, vogliamo credere in te e nella tua parola. Consegnarci nei nostri pensieri, amore e opere a te, che hai risuscitato Gesù nostro Signore, messo a morte per i nostri peccati, ma risuscitato per la nostra giustificazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Chiedo scusa ai miei parrocchiani che mi dovranno sopportare anche questa sera. La prossima volta ci sarà qualcun altro. Allora, la volta scorsa, nelle varie forania, abbiamo letto il primo capitolo, una presentazione della lettera ai Romani, dove Paolo presenta se stesso, saluta i Romani e dice perché sta scrivendo questa lettera. Ecco, perché vuole annunciare anche a loro il Vangelo. Ecco, la lettera ai Romani è l'annuncio del Vangelo che Paolo rivolge ai Romani, non solo, ma anche a tutte le genti, possiamo dire, perché Roma rappresentava un po' tutte le genti che confluivano a Roma. Quindi davvero un Vangelo universale, per tutti, rivolto a tutti, e davvero questa lettera è stata scritta anche in un momento abbastanza tranquillo della vita di Paolo. Non era in carcere, come in altri momenti, e aveva anche un po' di libertà e un po' di tempo. Quindi l'ha scritta molto tranquillamente, serenamente, riflettendo e, tra l'altro, senza neanche affrontare dei problemi precisi delle comunità, della comunità a cui si rivolgeva, perché non li conosceva. Quindi parla a loro per parlare a tutti. E allora oggi capitolo 3, 21, 31 sono i versetti di oggi che leggeremo, però voglio arrivarci un attimo con calma, perché prima di questi versetti Paolo parla del problema principale dell'umanità, di allora come di oggi. E lui lo chiama con una parola precisa: è il peccato il problema dell'uomo. E non è una cosa che riguarda solo qualcuno, ma davvero tocca tutti. E lui usa spesso un po' di retorica, quindi
A volte non si capisce bene quando, ecco, dice delle frasi da prendere come sue, o a volte mette, diciamo, nella sua bocca delle parole e delle opinioni che sono di altri, per poi capovolgerle, confutarle. E a volte non si è capito quello che Paolo stava dicendo, anzi gli si è attribuito, come se fosse una sua opinione, quello che in realtà lui riportava come un luogo comune sbagliato. E quanti luoghi comuni a volte anche noi cristiani magari ci ripetiamo tra di noi come se fossero davvero verità, parola di Dio, magari perché l'abbiamo presi di qua o di là in un testo anche di San Paolo, senza renderci conto che lì San Paolo non stava dicendo il suo pensiero, ma stava soltanto ripetendo la concezione di quel tempo che lui voleva proprio confutare, capovolgere. Ecco, quindi stiamo attenti a questa cosa. Allora, nel capitolo 1 San Paolo inizia a dire qual è questo grande problema e dice subito che ecco, la mentalità del tempo, la mentalità dei giudei era quella di considerare i pagani dei peccatori, perché pur potendo conoscere Dio in realtà non lo hanno adorato. Pur avendo questa possibilità con il lume naturale della ragione, perché vedere il creato dovrebbe rimandare al creatore, come pensare a Dio, alla sua bellezza, alla sua grandezza, e questa era una concezione tipica della Sapienza, il libro dell'Antico Testamento, quindi dei giudei, ecco, i pagani invece non hanno conosciuto Dio, non lo hanno adorato, anzi hanno scambiato l'immagine di Dio, come sappiamo, con degli idoli, delle immagini prese dal mondo naturale. E questa idolatria dei pagani, questo tradire la vera conoscenza di Dio, ha portato a tanti peccati. E quindi San Paolo usa questa espressione tante volte: Dio li ha abbandonati alla vanità dei loro pensieri. Nel mondo pagano c'erano tanti filosofi e dice San Paolo hanno speculato, hanno scritto e fatto tanta filosofia, ma hanno dimenticato Dio. E ripete sempre: allora Dio li ha abbandonati all'impurità, al peccato, a delle passioni infame, alla loro intelligenza depravata, eccetera. È veramente, sembra che San Paolo sta giudicando i pagani, come, sapete, i pagani sono tutti i non ebrei, quindi tutte le genti tranne gli ebrei sono proprio da buttare via. Ecco, sembra che Paolo abbia questo pensiero. Ma poi guardate che cosa fa Paolo. Attenzione, perché dice: però tu, chiunque tu sia, e si rivolge adesso agli ebrei, che giudichi i pagani, non hai nessuna scusa, perché mentre giudichi loro, questi pagani peccatori, stai condannando anche te stesso, perché mentre giudichi loro, tu fai proprio le stesse cose. Tu che giudichi, capitolo 2, tu che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? E dice: in realtà, così come pensavi che Dio doveva giudicare quei pagani con la sua ira, ecco, questo è il termine che usa Paolo, l'ira di Dio sui pagani. Ma poi dice ai giudei, e quindi anche a se stesso, perché anche lui era giudeo, dice: quella stessa ira, allo stesso modo che dovrebbe essere sui pagani, dovrebbe essere anche su di noi, perché noi facciamo le stesse cose. E a un certo punto dice questa espressione,
tu accumuli su di te la collera di Dio, è il giusto giudizio di Dio che renderà ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che perseverano nelle opere di bene e tribolazione, angoscia e condanna per tutti quelli che operano il male. Il giudeo prima, perché ha ricevuto di più da Dio, la legge di Dio, e poi anche per il pagano. Quindi tutti sono giudicati a seconda del bene o del male che fanno. Ora però, andando avanti nella lettura di Paolo, a un certo punto Paolo si rende conto, o meglio fa rendere conto a chi lo legge e lo ascolta, che a un certo punto, mentre i giudei si vantano di avere di più dei pagani, ecco, in realtà nessuno è senza peccato, e cita proprio un salmo, una frase dell'Antico Testamento che dice così: non c'è nessun giusto, nemmeno uno, non c'è chi comprenda, non c'è nessuno che veramente cerchi Dio, tutti hanno smarrito la via. E allora la conclusione di questo ragionamento è questa, sentite bene, al capitolo 3, al versetto 19, Paolo dice: noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, pensate ai comandamenti che gli ebrei custodivano e tenevano come punto di riferimento della loro vita morale, tutto quello che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, cioè per se stessi, per gli ebrei. Quindi i pagani sbagliano, gli ebrei hanno la legge ma non riescono a viverla, allora dice: il mondo intero è riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Ecco, questa è una visione appunto che accomuna tutti per un motivo o per un altro. Chi poteva conoscere Dio in un modo non lo ha conosciuto, e chi lo poteva conoscere in un altro aveva di più ma non ci è riuscito neanche lui. E Paolo questo lo sa bene, perché lui era giudeo e si rendeva conto che non era facile vivere, ecco, nella legge di Dio. Ecco, c'è finalmente un cambio di scena, perché ecco, c'è la soluzione a questo problema dell'umanità o non c'è? Io mi fermerei un attimo però prima di andare alla soluzione, perché noi dovremmo, quando parliamo di peccato, un po' chiarire e capire di che cosa stiamo parlando. Perché non so se è un problema soltanto mio o comunque di qualcuno di noi, però a volte, cioè per parlare di peccato bisogna parlarne nella fede, perché altrimenti si può banalizzare. Il peccato è una relazione che viene tradita, quindi si deve parlare di un rapporto con Dio e con i fratelli. Ecco, il peccato è all'interno di questa relazione. Se uno non ha fede, non ha senso neanche parlare di che cos'è il peccato, perché non lo capirebbe, non ha questo legame, questa relazione, e quindi non capisce neanche che cos'è il peccato veramente. E un'altra cosa, è una cosa grave come la intende Paolo o no? Sì. Per Paolo quello è il problema più profondo dell'uomo, cioè non le malattie, non le guerre, che sono cose che toccano il corpo, il rapporto con gli altri, le cose esterne all'uomo, ma il peccato è dentro l'uomo, e per Paolo è addirittura una forza che dentro l'uomo lo tiene prigioniero, una forza più grande dell'uomo, da cui l'uomo non riesce proprio a sfuggire, non si riesce a liberare da solo. E allora per Paolo, ecco, ci rendiamo conto che si tratta di una cosa grossa, una cosa grave. Questo non era solo il pensiero di Paolo, perché al tempo suo c'era nel giudaismo questa concezione,
ecco, del peccato come qualcosa che è più grande, dal quale l'uomo non si può liberare da solo. E chi ci libererà, dirà poi, da questa situazione di morte? Perché il frutto che poi porta il peccato in tanti modi è la morte. Ecco, finalmente cambia la scena e davvero, dopo aver considerato l'universalità del peccato e la gravità del peccato, ci rendiamo conto di quanto è importante liberarci, essere liberati da questo problema che tocca ogni uomo nella sua interiorità e lo tiene prigioniero, schiavo. Ecco, allora, questi sono i versetti finalmente che oggi brevemente, almeno alcuni punti, vorrei toccare, e vi rendete conto che tocchiamo proprio il cuore del Vangelo, quindi poi Carmine mi aiuta se qualcosa, perché è una cosa grossa. Allora, c'è questa questo cambio di clima. Ecco, Paolo dice, ora, leggo la traduzione, non leggo il greco, scusa, se però leggiamo italiano, dai. Allora, ora, invece, ecco, finalmente, dice Paolo, le cose sono cambiate. Indipendentemente da quello che era scritto, è arrivato qualcuno, si è manifestata la giustizia di Dio. Attenzione, questa parola, la giustizia di Dio, quante volte noi la usiamo, questa parola, e ognuno gli dà un significato. Forse ci proiettiamo un po' quella che per noi è la giustizia. Comunque Paolo c'ha un'idea precisa. Non quella che aveva detto prima, ai buoni si dà, Dio dà il premio, a chi compie il male Dio dà il castigo. Perché se fosse così non si salverebbe nessuno. Capite? Paolo doveva dire proprio questo. Se la giustizia di Dio fosse così, beh, allora siamo messi male. Lui aveva detto invece che tutti sono sotto il dominio del peccato. E allora qual è la giustizia di Dio? Condannare tutti? No. La parola giustizia per Paolo ha un altro significato, cioè Dio è giusto perché rispetta la parola che ha dato. È fedele alla promessa che ha fatto. A chi? Ai padri, ad Abramo e alla sua discendenza. Aveva fatto una promessa, e lui aveva fatto un'alleanza e ha detto anche: farò un'alleanza nuova. Quante belle promesse di Dio nell'Antico Testamento, no? Allora Paolo, quando dice Dio è giusto, non inganna, non parla a vanvera. Quello che dice lo fa. Che cosa aveva detto? Aveva detto che avrebbe stabilito una alleanza eterna con il suo popolo. Ecco, sono anche le parole dei profeti. Infatti la legge e i profeti testimoniano in lungo e in largo queste promesse di Dio per il futuro, da Abramo in poi, tante volte Mosè, poi i profeti, e aspettavano sempre che quando arriva questa promessa, quando si realizza, quando arriva il Messia. Ecco la promessa di Dio. Dio è giusto perché la mantiene, la sua promessa, ecco, quella di un'alleanza che neanche il peccato può distruggere. Allora leggiamo, andando avanti, versetto 22, questa giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Ecco, allora c'è un mezzo per ricevere questa promessa, questa giustizia: la fede in Gesù Cristo. Ecco, per mezzo di questa persona
che Paolo riconosce come il liberatore dal peccato. E guardate che cosa dice, sempre al versetto 22, infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Guardate quante volte ripete la parola giustizia, giustificare. Nella lettera ai Romani lo ripete almeno 40 volte, tanto per farci capire che questo concetto è centrale per la fede, la giustizia di Dio. E il verbo giustificare che Paolo usa gli dà un significato, Paolo, che Lutero, che mentre leggeva questo testo aveva capito, ma fino a un certo punto, perché Lutero aveva fatto della lettera ai Romani il testo più importante per la sua vita, ci aveva trovato il Vangelo, la verità, e aveva detto a un certo punto: quando ho letto queste parole mi sono sentito rinascere, come se finalmente si aprissero per me le porte del paradiso. Perché? Perché Paolo dice che siamo giustificati gratuitamente per mezzo della fede. Ecco, basta la fede per avere questa giustificazione. Ecco, dicevo, in parte l'ha capita Lutero, ma c'è una cosa in più. Paolo non intende la giustificazione come quando il bambino dal genitore si fa scrivere sul diario, oggi non si scrive niente, però si fa giustificare per una colpa. La giustificazione significa che Dio ci toglie la colpa, ma ci migliora, ci rende giusti. Ecco, non solo toglie il male, ma aggiunge il bene. Ecco, e questa è veramente un'opera nuova. Con la venuta di Gesù, ecco, è cambiato nella natura dell'uomo, no, ma nella sua capacità di rispondere e di lottare contro questa forza oscura del peccato, ecco, ci è dato con la fede quella forza che ci mancava. Bene, Paolo usa la parola gratis. Che bella questa parola, no? Gratis. Ed è importante per Paolo, la ripete continuamente, gratis, gratis. Dio ci dà tutto gratis. È importante per la vita spirituale di ciascuno di noi questa parola, perché a volte potremmo pensare che prima ce la dobbiamo un po' guadagnare, questa giustificazione, questa salvezza. E invece prima viene la salvezza, prima viene quello che Gesù ha fatto e poi viene quello che facciamo noi. Ecco, dovremmo un po' intendere in questo ordine la storia. Non prima mi converto e poi sono salvato, ma prima sono salvato da Gesù gratis. E questa notizia, questa salvezza, questo annuncio mi spinge alla conversione. Sono raggiunto da una cosa così bella, da una forza che non avevo, che mi fa camminare finalmente dove io non riuscivo a sbloccarmi. Allora, chi di noi non fatica nella sua vita spirituale? E a volte magari ci stanchiamo. E magari uno si rende conto che sta sempre allo stesso punto, torna indietro, non sa neanche a che punto si trova. Allora, ricordiamoci quest'ordine che ci può servire. Ritorniamo a quello che Gesù ha fatto. E se proprio vogliamo fare una cosa che ci possa far bene,
concentriamoci su quello che Gesù ha fatto. Meditiamolo. Prendiamo in mano qualcosa che ci parli, per esempio la parola di Dio o un testo di questo tipo, che ci parli di quello che Gesù ha fatto per amore. Ripartiamo da questo dono ricevuto. Allora ci viene più facile fare qualcosa e anche con meno fatica, perché siamo spinti, ecco, siamo lanciati da questo amore. Ecco, vado un po' avanti. C'è una cosa importante che Paolo dice, e qui c'è una parola che forse può sembrare un po' strana. Dice così, versetto 23. No, 25. Versetto 25. È lui, cioè è Gesù, che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Ecco, adesso ci tornano un po' i conti. Lo so che può sembrare un gioco di parole, ma c'è una realtà, ecco, in cui dovremmo entrare. Nella lettera di San Paolo ai Romani è come immergersi in un mare per pescare in fondo al mare quelle ostriche che contengono le perle. Bisogna andare un po' in apnea, me ne rendo conto, perché bisogna entrare nella sua mentalità, nel suo linguaggio, però ci sono delle perle in fondo al mare. Prima o poi lo vogliamo fare questa immersione? Guardate che c'è tanto da scoprire. Se questa cosa la scopriamo alla fine della nostra vita spirituale e anche della nostra vita, magari abbiamo faticato tanto e ci siamo persi il più bello, l'essenziale. Allora facciamola adesso questa fatica. Immergiamoci, andiamo a toccare quello che è la sorgente, la ricchezza del Vangelo, cioè da dove ogni volta possiamo ripartire. Ecco, uno dice, sto ritornando indietro, rifaccio sempre le stesse cose, faccio sempre gli stessi peccati, eccetera. Faccio tanta fatica e non mi sblocco, ma tanto che ci vado a far confessarmi, tanto devo ripetere sempre le stesse cose. Ok, ritorna a questo punto, cioè non a quello che tu fai, ma a quello che Gesù ha fatto per te, gratis. Non ti chiede di fare, ti chiede di accogliere quello che Lui ha fatto. Questa è la prima cosa, è il primo gradino della vita spirituale. Non fare, ma ricevere gratuitamente. Non fare. Noi siamo stati salvati da Gesù, non ci salviamo da soli. Allora dire grazie, perché mi hai salvato, tu mi hai salvato. Quanto ci libera questa cosa. Ritorniamo lì, quando siamo stanchi della vita spirituale, quando siamo stanchi della vita in parrocchia, del nostro parroco, viceparroco, vescovo, eccetera. Ritorniamo a Gesù nell'essenziale del Vangelo. Questo non ce lo può togliere nessuno, neanche uno scandalo che riceviamo, perché Gesù lo ha già fatto e non lo cambia nessuno questo. Capite quanto è importante fermarci qui? Questo fatto è successo, che Gesù col suo sangue ci ha riscattati, ci ha giustificati,
e da peccatori ci ha davvero migliorati. Noi possiamo attingere lì, e la Chiesa esiste per aiutarci in questo. I sacramenti scaturiscono da lì. Noi ministri siamo a servizio di questo. Allora fissiamo lo sguardo lì, perché il cuore è il cuore del Vangelo. Una cosa bella che dice Paolo, vado avanti perché c'è poco tempo, infatti ho già quasi finito, vabbè, versetto 27, ecco, questa è la cosa che ci dovrebbe far stare proprio in pace. Guardate che cosa dice: dove sta dunque il vanto? Il vanto, quelli si vantavano perché dicevano noi siamo superiori a tutti gli altri. Dove sta il vanto? Chi si può vantare di qualcosa? L'ha dimostrato Paolo, siamo tutti uguali. Fosse per noi, non si salverebbe nessuno. Allora dice Paolo che non ci possiamo vantare di nulla se non di una cosa, che non abbiamo fatto noi, ma l'ha fatta Gesù. E lui lo dice tante volte: io mi vanterò della croce di Gesù, del suo amore, perché l'amore di Gesù, Paolo, se ne è appropriato, è diventato mio, dice. L'ho talmente assorbito che io di questo mi posso vantare. Un grande, mi sembra anche dottore della Chiesa, San Bernardo, vissuto nel 1100, abate, fondatore dei Cistercensi, aveva scritto un bellissimo testo che dice questo: quello che a me manca, io me ne approprio dal costato di Gesù, trafitto sulla croce. Me lo prendo, diventa mio, quello che Gesù mi vuole dare. Io questo lo devo fare io, lo devo prendere, è per me, mi serve, non lo devo lasciare lì. Ecco, e guardate che cosa dice al versetto 28: noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Sei stato bravo? Non hai fatto nessun peccato o pensi di non averlo fatto? Hai fatto anche del bene, delle opere di carità? Ma non è per questo che sei giustificato e salvato, dice Paolo, anche perché non ci riesci fino in fondo. Ma Paolo non sta dicendo che la legge non bisogna seguirla, ma che non è la legge osservata bene a salvarci, ma è la fede in Gesù che ci cambia, ci trasforma il cuore e ci rende capaci di fare quello che non riuscivamo, di resistere anche alla tentazione. È davvero un cambiamento profondo che ci serviva. E allora mi fermo qui, non vado avanti sul testo, però vi voglio leggere e poi fare un riferimento a una persona di questo periodo che è un po' sulla bocca di tante persone. Allora, c'è una canzone che è stata scritta da un gruppo musicale che a me piace, si chiamano I Reale, è un gruppo di ragazzi che hanno avuto un po' di problemi con la tossicodipendenza, poi hanno fatto un'esperienza a Međugorje in una comunità di recupero, c'era Suora Elvira che ha proposto a chi si rivolgeva a lei di fare una cura, diciamo una terapia a base di preghiera e di lavoro.
questi ragazzi a quel tempo erano schiavi delle sostanze. Sono entrati in quella comunità, io li ho conosciuti a Medjugorje parecchi anni fa, e questi ragazzi che erano già musicisti hanno ricevuto la grazia, ecco, di liberarsi dal loro problema. E la preghiera, il lavoro, forse anche la presenza di alcuni consacrati, di alcune persone laiche che li hanno sostenuti nella preghiera, nella fede e nella carità, veramente li ha aiutati a salvarsi, ecco, da quella condizione veramente disperata in cui si trovavano. E questi ragazzi hanno messo la loro musica a servizio della fede e ne hanno fatto anche un bel lavoro di annuncio, di evangelizzazione. E c'è una canzone, vi leggo alcune parole del testo, che sembra parlare proprio di queste cose. Questo testo di De Reale, che lo trovate se volete anche su YouTube, si trova. Questa canzone si chiama "Voglio ricominciare da zero". Voglio ricominciare da zero. Ecco, pensando a loro che hanno dovuto veramente ricominciare da zero, ma forse anche a noi ogni tanto farebbe bene, se non proprio ricominciare da zero, però ritornare a quel punto lì, da dove possiamo ricominciare ogni volta. Dice questa canzone: con le paure, i dubbi e questa carne debole, con la mia fragilità, ho costruito e sono caduto in mille trappole, pur di un po' di libertà, e in quel mio buio ti sei rivelato fino a condurmi qua. Questa canzone accompagnava il pellegrinaggio, la marcia francescana, nel 2016, che era 800 anni dalla indizione della la Porziuncola, sapete, l'indulgenza plenaria che il Papa aveva concesso a San Francesco a tutti quelli che entravano nella Porziuncola, confessati e pregando, pentiti. Ok? Allora, questa canzone accompagnava il pellegrinaggio dei giovani e anche degli altri che andavano alla Porziuncola. Dice questo testo, sentite: voglio ricominciare da zero, attraversando la porta del cielo e urlare al mondo spaventato e deluso: puoi sperare ancora, esiste il paradiso. Voglio ricominciare davvero, attraversando la porta del cielo. Padre, trasforma ogni peccato in sorriso e facci arrivare tutti in paradiso. Poi continua, va bene. Ma mi aveva veramente colpito questa espressione, ricominciare da zero e trasformare ogni peccato in sorriso. Perché attraversare quella porta della Porziuncola significava rifare questa immersione, questa esperienza, ecco, di essere perdonati, riconciliati, giustificati, che ti fa ripartire, ecco, ti fa rinascere. Ecco, l'esperienza della fede dovrebbe ogni tanto spingerci, in alcune occasioni particolari, magari che sia un pellegrinaggio, un evento straordinario, ma anche dovrebbe diventare anche un po' ordinario, avere dei luoghi in cui noi rifacciamo questa esperienza di rinascere. Allora vi voglio leggere un testo molto bello di un vescovo, Gianmarco Busto, vescovo di Mantova, che dice questo. Spero di non essere troppo lungo, ma poi concludo. I padri siriaci insegnano che l'uomo deve passare attraverso tre nascite. La prima è quella naturale, per cui si nasce dal grembo di una donna.
La seconda è la nascita battesimale, che avviene insieme alla Chiesa e ci fa passare per pura grazia dall'essere uomo all'essere figlio adottivo di Dio. La terza è la nascita secondo la volontà e accade quando un cristiano aderisce al dono del battesimo ricevuto nell'infanzia e lo rende attivo nella sua esistenza. Noi sappiamo che nel battesimo siamo uniti a Cristo crocifisso e risorto, siamo legati a Gesù nel suo mistero della croce e della risurrezione. Allora dice questo vescovo che già nell'antichità i padri siriaci parlavano di questa terza nascita come il ritornare a quel momento del battesimo, ma da adulti, consapevoli, e rendere attivo quel battesimo, quella grazia, nel presente. Oggi io posso rinascere, se voglio, e ritornare a quella bellissima condizione di quando sono uscito dall'acqua del battesimo. Posso ritornare, posso ripartire da zero, che è mille, non è zero, è tutto. Posso rifare il pieno oggi, che sia andando a messa nella mia parrocchia, che sia andando a Santiago facendo un lungo pellegrinaggio, o che sia stando a casa mia facendomi una preghiera col cuore, mi dico i vespri, mi faccio un rosario, mi leggo il Vangelo e prego con fede. Ecco, dice questo autore, in quel momento si riattiva quella grazia del battesimo, rinasce. C'è un modo bellissimo che la Chiesa ci invita a praticare, che è il sacramento della confessione, che è come un, dice, la sorella del battesimo, no? È proprio ritornare al battesimo, alla grazia che ci giustifica veramente. Vado un po' avanti in questa bella lettura. La terza nascita, questa, è la percezione consapevole della grazia ricevuta, che ci fa passare, sentite che bello questo, ci fa passare dalla vita dell'uomo esteriore a quella dell'uomo interiore, che vive secondo lo Spirito e si rinnova di giorno in giorno a immagine del suo Creatore. Questa terza nascita è spesso differita di molti anni rispetto ai sacramenti ricevuti nell'infanzia. Può avvenire da adulti. Può darsi che uno da adulto non l'ha mai scoperta questa forza, questo bagno rigeneratore. Guardate che dice: l'illuminazione battesimale rimane in molti casi invisibile per lungo tempo nella vita delle persone. E con l'adesione libera alla volontà di Cristo si inizia a sperimentare l'azione dello Spirito che fino a quel momento era rimasto inattivo, e si risveglia la coscienza di sé, eccetera. Allora concludo, che così vi lasciamo un po' in pace. Ecco, allora, in questi giorni forse avete sentito il caso di questo giovane Sammy Basso, che ha avuto malato di progeria, questa malattia genetica rara che insomma lo ha portato anche a lottare per i diritti di un malato e di quei malati che purtroppo a volte non sono ben tutelati, e lui ha vissuto la sua vita in pienezza, malato, impedito in tante cose, ma ho letto, ho visto diverse cose su di lui. La cosa che mi ha colpito di più, lui in alcune interviste diceva di essere un credente, un cristiano, e che coloro che parlano di lui
che pensano di conoscerlo, se non considerano che lui è un credente, che è una persona di fede, è come se non lo conoscessero affatto. Cioè la fede per lui era la cosa più importante della sua vita, il fondamento che gli ha dato speranza, che gli ha dato la forza di lottare, di andare avanti. E tolta la fede dalla vita di questa persona, è inspiegabile come lui abbia fatto a sopportare la sua condizione. Questa si chiama testimonianza. Perché tu vedi quel povero uomo e pensi che in lui, dietro di lui e accanto a lui, c'è qualcun altro che lo sostiene, che lo fa stare in pace, che lo fa stare bene, meglio di tanti altri. Eppure c'è una malattia terribile. Si chiama testimonianza, perché lui testimonia un altro. Ed era questa cosa che mi ha colpito, perché dici, vedi, dall'esterno tu non sai cosa c'è nel profondo di quella persona, no? Però lui lo sapeva bene. E ha detto in quell'intervista: se uno non parla della mia fede, è come se non conoscesse nulla di me, perché la fede è la cosa più profonda che ho. E da lì scaturiscono le mie scelte, il mio stato d'animo, la mia forza e quello che io faccio ogni giorno. Qui nel foglio trovate una citazione da un'antica omelia pasquale che dice così: per ogni uomo il principio della vita, ecco questa rinascita come l'abbiamo chiamata, è quello a partire dal quale Cristo è immolato per lui. Ma Cristo è immolato per lui nel momento in cui egli riconosce la grazia e diventa cosciente della vita procuratagli da quella immolazione. Ecco, è un po', diciamo così, un prendere veramente coscienza di quel dono che ci è stato fatto. Ci è già stato fatto, abbiamo già tutto. Ecco, la Chiesa, il Sinodo, le persone che ci aiutano nel cammino spirituale ci devono portare ad approfondire quello che già abbiamo ricevuto. Ecco, il nostro cammino di conversione si sviluppa, cresce e spesso ritorna a quel punto di partenza che è ciò che Gesù ha fatto per me. Da lì si riparte sempre, e se ripartiamo da lì siamo davvero persone nuove, non più schiave del peccato e del male. Ecco, questa è ho voluto insistere, perché nella lettera ai Romani poi vedrete, anche la prossima volta con Padre Roberto, che ci parlerà di questo argomento ancora di più, in che cosa consiste questa giustificazione. Qui trovate anche un testo di Papa Francesco, adesso senza leggerlo, però io vorrei lasciare 2-3 minuti, anche 5, un po' di silenzio, perché voi possiate prendere in mano questo foglio, magari rileggere il testo biblico. Se volete leggete il testo di Papa Francesco e leggete anche le domande. Leggetele così, in silenzio. Avete un po' di tempo, personale. Prima di fare lavori di gruppo e discuterne tra di voi, dovete avere qualcosa di vostro da condividere. Allora prendete questo tempo di silenzio, che è silenzio, è preghiera e meditazione.